podcast viene utilizzato per fare un programma editoriale, cioè nel senso tu hai un blog e anziché fare, scrivere un blog decidi di fare un podcast, quindi con l'audio. Ciao Claudia, sai che qui dalla mia finestra Kuwait City ci sta proprio in questo momento il sole che sta tramontando, c'ho cioè Kuwait City, lo skyline qua di fronte, proprio dove vedo te in questo momento, e c'è il sole che sta tramontando, che siccome qua sono a Kuwait City, in Medio Oriente, sotto l'Iraq, l'Iran, vicino all'Arabia Saudita, tutta questa zona qua, che in realtà a 2 passi da Dubai, però cioè, nel senso nell'immaginario sto sotto l'Iraq, cioè, c'è questo sole enorme qua in Medio Oriente che occupa praticamente tutta la città, gigantesco, rosso, 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 che sono quei colori di questa parte del mondo, quella del deserto che sta in questo momento tramontando là in fondo. Dici chi sei? Allora, ciao, sono Damiano Crugnali e sono un giornalista che mi viene da dire un giornalista fallito e invece no, cioè nel senso sono un giornalista che cerca di fare il giornalista nonostante questa professione è veramente un casino, è complicatissima e sono il corrispondente dell'Agenzia Giornalistica Italia per il Medio Oriente e poi collaboro con altri giornali, media, ho una collaborazione con Sky TG24 dove mi occupo di tecnologia e ho fatto un po' di servizi sui podcast, sul mondo dell'audio, che è la mia ultima passione, una passione ormai che mi porto avanti da un paio di anni e che sto, diciamo, approfondendo in tutte le salse. Spiegami cos'è un podcast, per chi non lo sa. I podcast sono quelle trasmissioni in audio che tu ascolti su Spotify o su Spreaker, molte in Italia, perché c'è da 10 anni, forse di più. E, anzi, non lo diciamo, sono. La differenza rispetto alla radio sono che i podcast sono trasmissioni on demand. È successo che i primi esperimenti radiofonici online si resero conto che le persone non ascoltavano il programma già da un po' in realtà, con l'avvento di internet, i primi esperimenti fatti bene, tipo Monopol 24, si resero conto che il podcast, cioè le persone ascoltavano le trasmissioni non in diretta, ma nella stragrande maggioranza dei casi in differita, quando gli pareva, on demand, il modello alla Netflix, cioè me lo ascolto quando mi pare, dove mi pare. Ecco, il podcast è questo, cioè tant'è vero che tanti eventi nel mondo come Radio Revolution si trasformano, un grande evento nel mondo dei podcast, si trasformano in Podcast Revolution, diciamo che nelle ricerche online, sai quando si dice ma io lavoro nel web o nel digital, qual è la parola da utilizzare? La parola podcast ha iniziato a prendere un sopravvento su tutto il resto. Mi ricordo quando dovevo utilizzare la definizione, cosa metto, web specialist o digital specialist? Digital mi ricordo che al tempo aveva più ricerche rispetto a web specialist. Su LinkedIn, che mi serviva la definizione per trovare clienti e lavoro, avevo messo digital specialist. Siccome in questo momento c'è tanta gente che si sta affacciando al mondo del podcast, provo a raccontarlo in maniera semplice con il mio linguaggio da giornalista che non fa il podcaster di mestiere, lo faccio anche, però tendenzialmente, cioè nel senso, mi sono messo in questa prospettiva, cioè io, Damiano Cognali, il giornalista, provo a raccontare a una persona tipo una persona che vuole capire meglio che cos'è il podcast rispetto alla radio, rispetto a tutta una serie di altre cose che riguardano l'audio, cioè nel senso perché chi fa la radio, chi fa il podcast, che questa è una domanda banale, alla fine fanno tutte e due più o meno la stessa roba. Io all'interno di questa podcast masterclass passo a spiegarti bene bene che cos'è questo fenomeno, lo inquadro con un po' tutti i comunicati, le informazioni che ho ogni giorno dai vari player del settore. E in maniera ordinata ti accompagno a conoscere il fenomeno e a mettere sul tuo primo podcast. E per chiunque già fa podcast dice ma non ho bisogno di capire più. In realtà no, perché la domanda che si fanno tutti è come faccio a crescere su un podcast, come funzionano le statistiche, come faccio a pubblicare. Le domande più banali, cioè se uno si mette su Spreaker, che stavo poco fa proprio parlando con il capo dei contenuti mondiali di Spreaker, uno dei più
grossi podcaster del mondo, italiano tra le altre cose, sebbene al nome inglese, e lui mi stava spiegando un po' di cose ovviamente che sono riservate, però quelle cose che posso dire, che posso raccontare, ecco, cioè nel senso mi fa piacere poterle condividere. Siccome ho la fortuna da giornalista rispetto a tanti altri player del settore che invece ci fanno business, ho accesso a tutta una serie di informazioni, conosco una serie di robe che chi magari sta dentro, ad esempio, Spreaker, non ti può dire, perché ovviamente c'è lavoro dentro Spreaker, e quindi... Oppure, cioè, oggettivamente ti spiego lato dal giornalista, cioè nel senso ti racconto proprio terra terra come ti metti a fare un podcast. Chi è che oggi ha il suo podcast? Principalmente, come viene utilizzato e da chi? Il podcast viene utilizzato per fare un programma editoriale, cioè nel senso tu hai un blog e anziché scrivere un blog decidi di fare un podcast, quindi con l'audio. Cioè, nel senso, sei un'esperta, adesso non so Claudia, tu sei un'esperta di comunicazione, però ci sarà una roba che ti appassiona di più all'interno della comunicazione, non lo so, l'intelligenza artificiale, sei un'esperta di intelligenza artificiale, decidi di raccontare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale da zero alla conquista del mondo, anziché in un video, in un podcast, in un audio. Lo potevi raccontare in un testo scritto. Oggi c'è questo nuovo media in più. Cioè, mi piace questa frase di Daniel Hick, il capo di Spotify, che dice: il mercato dell'audio vale un decimo rispetto a quello dei video negli Stati Uniti. Non so se la proporzione più o meno è questa. Cioè, tu pensi che le tue orecchie valgano un decimo dei tuoi occhi? Io non credo questo. E purtroppo, invece, fino all'altro ieri era così. E invece, da un po' di tempo, grazie soprattutto a Spotify, che ci sta investendo un sacco di soldi, Daniel Hick, fondatore di Spotify, l'audio, la narrazione in audio sta adesso avendo un pubblico, cioè mentre prima c'era il vuoto, adesso una serie di player, a partire appunto da Spotify che ci sta investendo langate di miliardi, stanno creando insomma un mercato. Quindi oggi se tu fai un podcast, se prima non ti ascoltava nessuno, adesso almeno hai un po' di pubblico. Ovviamente c'è anche tanta più competizione. Ho creato questo progetto www.podcastmasterclass.best. Una delle robe che faccio è questo, è... cioè ti spiego come emerge. Allora, abbiamo avuto l'interruzione e ne ho approfittato per mettere un po' di cuscini ovunque, questo lo spiego nella masterclass, proprio come avere un audio migliore. Io purtroppo sono negli studios di casa mia, quindi ho purtroppo quello che ho, perché come tutti voi in Italia, anche io qui sono bloccato, tra l'altro noi abbiamo il coprifuoco, e hanno bloccato tutti i mezzi e tutto quanto, quindi cioè nel senso se esco mi metto in galera per 3 anni, quindi niente, cioè nel senso mi sono dovuto arrangiare qua negli studios di casa mia con quello che ho, e siccome non è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere, spiego proprio come insonorizzare l'ambiente. Normalmente passa dal mettere dei cuscini, tutte queste robe qui, nella masterclass lo spiego proprio bene come crearti uno studio, da Milano a Kuwait City a un sacco di altri posti di guerra dove sono stato, cioè nel senso crearsi il luogo adatto per fare i podcast è la prima cosa. Passa anche dal microfono, cioè scegli il microfono giusto per la situazione giusta. Io non c'ho neanche un buon microfono in questo momento, però insomma facciamo quello che possiamo. Beh, comunque credo che la tua masterclass sia fondamentale per chi si approccia al podcast e vuole imparare. Pure perché non c'è nient'altro in questo momento. E allora niente, ho pensato di fare questa roba qua, che di fare questa masterclass e di donare metà del ricavato a fine aprile in beneficenza agli ospedali d'Abruzzo. E poi capiamo un po', cioè, se l'emergenza continua, quello che succede. Però ho messo un prezzo che... relativamente, cioè nel senso in questo periodo tutti danno, visto che tutti fanno delle cose gratis, io ho pensato, creo una roba che in questo momento non c'è, cioè ad oggi è il miglior prodotto di audio, li ho visti gli altri, cioè nel senso credo di aver fatto una roba aggiornata, fatta bene, editata bene, con le telecamere professionali e tutto, e metto un prezzo giusto per quello che è, che qualcuno potrebbe anche pensare che è alto, però in realtà io ci vado a guadagnare quasi nulla, cioè tra tasse e tutto, cioè sarà un 30 euro circa lì, intorno a quella cifra là, perché metà va alla regione Abruzzo, che è agli ospedali della regione Abruzzo. Beh, complimenti. Sì, e in questo modo aiuto la mia terra.
Complimenti, una bellissima iniziativa. E io adesso spero che tutti quelli che ti stanno guardando acquistino la tua masterclass. È utile a chi? Non solo ai personaggi famosi, ma è utile anche per le aziende avere un podcast. Sì, assolutamente, perché ad oggi, a parte che siamo all'inizio, è una delle strategie, cioè nel senso come c'hai il blog aziendale, come c'hai il video, è giusto avere anche un podcast. Mentre prima dicevi, guarda, ne posso fare a meno, ad oggi, cioè, a parte che è molto semplice da fare rispetto a... va fatto bene, io lo spiego in poche parole come fare, spiego poi come si usano i programmi di editing, come sceglierli anche, però è molto semplice e hai un nuovo media con cui comunicare, che poi puoi mettere su gli assistenti vocali, insomma c'è un sacco di modi per veicolarlo. Podcast e Alexa piuttosto che questi assistenti vocali che ci sono ora, che integrazione ci sono fra loro? Cioè tu lanci un podcast e lo puoi ascoltare su Alexa, che fa oggi un po' da radio, Alexa o Google Home. E all'interno della masterclass ti spiego come farlo, cioè tu puoi andare a pagare 100 euro per farti la tua app su Alexa. Ci sono un sacco di video su YouTube, che ho fatto anche io, tra le altre cose, io ho fatto un video su YouTube gratis totalmente, in cui ti spiego dalla A alla Z come fare il podcast. Secondo me molte persone lo hanno usato per farsi la propria skill gratuitamente. Tutte le integrazioni in più ho pensato, siccome ho visto che la gente mi dice ma non lo spieghi, cioè molti lo usano per farsi la propria skill, e metà mi dice ma non me lo spieghi bene, e certo devi far seguirti 9 minuti di video per spiegarti tutte le cose, per capire, per avere una panoramica complessiva. Mi sono reso conto che YouTube non è il posto giusto per capire tutte queste robe qui, per avere proprio, cioè un'altra volta io ti spiego come fare la pubblicità su Spotify, non la fa nessuno. Cioè, io ti spiego come poter fare la pubblicità su Spotify. Su YouTube il video non se l'è visto nessuno, lo stesso video, gratuito. Perché su YouTube non c'è quell'attenzione giusta per spararti 10-15 minuti di video con attenzione, tecnici. Invece ho pensato che un luogo dove tu paghi, quindi nel senso fai un investimento, per formarti è il luogo giusto dove veicolare quel tipo di video. Poi continuerò ovviamente a fare video gratis su YouTube, che servono a tutti, a quelli che non possono permettersela, e per una formazione più organizzata, gli stessi video fatti bene, montati meglio e con la mia assistenza anche personale, che creo con tutte le persone poi che si iscrivono a questa masterclass, io vado a offrire, insomma. Quali sono i podcast che tu segui? Allora, io seguo, in realtà seguo soprattutto podcast di documentari, ovviamente in questo periodo li sto seguendo tutti perché lo sto studiando il fenomeno, lo sto scrivendo, però diciamo che sto seguendo un po', li seguo un po' tutti. Io normalmente seguo i podcast giornalistici, di approfondimento giornalistico, o diciamo quelli che chiamo racconti veri. Mi piace molto Demoni Urbani, degli ascoltabili. Mi piace moltissimo Buio, il nuovo podcast di Pablo Trincia. Mi piace il podcast La Piena, che puoi ascoltare dentro Audible, di Matteo Caccia, che è uno dei pochissimi che si riesce a far pagare per fare dei podcast a livello proprio creativo per uno che scrive. Molto bravo Matteo Caccia, da autore. In lingua inglese mi piacciono i podcast della Marvel su Stitcher. Io non ho un podcast, trovi un sacco di miei podcast online, anche che faccio per altri, però io personalmente non ho un podcast in questo momento. Dove raccolgo tutte i miei podcast e al mio nome, ce l'ho chiamato Il Bello del Web Audio Experience, il podcast di Damiano Crognali, ma è per esserci, per studiare, per avere dimestichezza con il mezzo. Ad oggi non ho un podcast, però lo avrò a breve, devo partire. Ho una mezza idea, che è quello di Storia dal Medio Oriente, che cioè raccontare, a me piace la storia, raccontare racconti giornalistici, insomma quella roba lì mi piace fare, e insieme ai miei colleghi giornalisti che bazzicano da questa parte del mondo in italiano stiamo facendo quel tipo di podcast là. Tu hai fatto anche dei documentari? Sì, un sacco, video soprattutto. Infatti... Io sono un autore, sono un creatore di contenuti, cioè mi piace farli in video, in questo periodo sono in fissa con i podcast, insomma. Bene, bene, allora adesso a fine video metteremo tutti i riferimenti della tua masterclass e speriamo di raccogliere anche tanti soldi a donare alla regione
Abruzzo. Cioè, spero veramente che questo progetto, al di là del, poi del, di quello che raccoglierà, cioè, sia veramente una, un misto, un qualcosa che poi aiuti la community dei podcaster, che è molto bella, cioè, ve la consiglio. Molto bene, cioè, nel senso, è quella roba pionieristica un po' che avevamo con YouTube all'inizio, dove non ho potuto partecipare. In questo momento si sta creando la stessa cosa intorno al mondo dell'audio. Una bella comunità, una la sto creando anche io, ci sono tanti altri gruppi, soprattutto in lingua inglese, che ha la maggior parte del mercato, però si sta creando un bel gruppo, un sacco di bella gente. Spero che questa masterclass qui aiuti altri che fanno lo stesso, la stessa roba, cioè insomma formazione su questo mondo qua, e ci si aiuti insomma a vicenda a capire meglio questo mondo e a fare dei prodotti editoriali fatti bene per il mondo dell'audio, perché le orecchie si meritano questo insomma. Le community dove si trovano? Nei gruppi di Facebook? Molto nei gruppi di Facebook. Il mondo dell'audio c'ha questa roba qua di usare Slack anche, sempre meno mi rendo, cioè nel senso conto, ci sono dei gruppi su Slack, sì, però principalmente su Facebook, e qualche gruppo su Telegram anche ho visto. Uno l'ho creato io, ad esempio, la tribù dei podcaster in italiano su Telegram. E mentre sul gruppo su Facebook, come si chiama? Podcast La Tribù Italia. Grazie di questa opportunità, un saluto a tutti, e se bazzicate su www.podcastmasterclass.best, perché era l'unico dominio libero con quel nome, quindi me lo sono per un costo decente, se no costano tutti un po' di più, l'ho preso e mi sembrava anche un bel nome, poi alla fine, Podcast Masterclass Best. Punto best dice già tanto, no? Sì, però era perché era quello disponibile, avevo la scelta là, cioè, no, mi sono fatto ci ho pensato un attimo e ho detto, ma hai fatto qualcosa di best? Non lo so, cioè, ci ho provato, insomma, quella è la mia cosa, poi chi bazzicherà me lo dirà, insomma. È proprio un sito, cioè l'hoc, mi sono preso ho creato una piattaforma che non è stato semplice, dove uno può fare, trovare tutta una serie di informazioni aggiuntive, poi può dialogare con me, insomma, là dentro ci sono un sacco di note, una roba mia dove posso poi mettere degli aggiornamenti anche, magari vedo che c'è tanta gente che vuole avere degli approfondimenti sul fare editing e posso mettere degli upgrade, insomma è un bel posto per una persona che vuole studiare come fare podcast. Grazie mille di tutte queste informazioni che ci hai dato, di aver fatto questa masterclass, così diventeremo tutti dei maghi podcast. Dei podcast. Ciao Damiano, buon podcast a tutti, ciao. Ciao.